È vero che avevamo già presentato tutto il programma del Biotti Festival, che tra l'altro sta avendo, se è possibile, un successo ancora più grande di quanto è già avvenuto negli anni passati. E proprio in un momento in cui io non mi nascondo molte ansie e molte preoccupazioni, e che credo sia giusto, come ho fatto anche un po' per la scuola Vallotti, perché io credo che la cittadinanza vada adeguatamente informata sullo stato delle pubbliche finanze, che sono veramente in gravissima difficoltà, sia di informazione, nel senso che a tutt'oggi non siamo in grado di sapere quanto potremmo spendere, quanto potremmo ricevere come trasferimento dal governo centrale agli enti locali. L'ho già detto l'altra volta, noto una sorta di indifferenza, non dei media che hanno portato, ma riportato nella giusta misura la mia segnalazione, ma ribadisco, se il taglio è quello preventivato, il comune, e lo dico senza polemica, diventerà uno stipendificio, nel senso che pagherà gli stipendi e farà funzionare i servizi di base, quelli irrinunciabili. Questo riguarda ovviamente la cultura, ma riguarda anche tutti gli altri servizi connessi che hanno bisogno di un minimo di progettualità a medio termine e anche di fondi necessari. Io non mi nascondo la mia ansia e non so più che cosa fare, sinceramente, perché con Cristina abbiamo anche parlato di una revisione del budget per la camerata locale. Io dico solo che è stato detto ai massimi livelli questa città, inutile che lo dica io, perché io è evidente che ritengo la camerata locale irrinunciabile, ma i massimi livelli di questa città hanno confermato, i massimi livelli amministrativi di questa città hanno confermato l'essenzialità della camerata locale. Allora io mi aspetto però che alle enunciazioni seguano anche comportamenti coerenti, perché così non è più possibile andare avanti. Anche questa volta saremo obbligati a fare una delibera ponte, perché manca l'architettura di riferimento, che è la convenzione per il Biotti Festival. Allora, questa mia preoccupazione è condivisa anche dai consiglieri comunali, quelli proprio aderenti a Noi Ci Crediamo, ma non solo loro, che sono, diciamo, denunciano proprio uno stato di irrequietezza per quanto riguarda i temi della cultura. E osservando gli andamenti dei lavori del Consiglio Comunale, tutti potranno vedere lo stato dell'arte. Non dico di più. La camerata locale, prosegue in uno stato di indeterminatezza di riferimento. Fino a quest'anno, cioè 2012-2013, che finiscono mi sembra a fine aprile. 2012. No, c'è ancora. No, comunque, c'è. Arriviamo fino a maggio. Arriviamo fino a maggio con la stagione concertistica. L'abbiamo chiusa con Capossela, non l'abbiamo fatta. Però vi dico che la gestione del teatro, che oggi è di Melarindo, scade a giugno, siamo al 4 d'aprile. Melarindo di Rosso, come si chiama? Marco Libri, che tra l'altro io devo dire che ha gestito con soddisfazione. È scaduto il suo periodo, bisogna fare una nuova gara di affidamento. Ma il teatro civico? Gestione del teatro civico. Scade a giugno. A tutt'ora l'assessore, i dirigenti del settore non hanno indicazioni, se no che la frase classica: non ci sono i soldi. Quindi la gestione del teatro. Può Vercelli rinunciare al teatro civico? Lo chiude? Come abbiamo chiuso il cinema Astra? Come abbiamo chiuso altre cose? Dica la città, lo dica il consiglio comunale, lo dica io. La mia risposta è univoca: non si può. Perché chiudere il teatro della città è come chiudere una scuola, perché qui poi il paragone è quello, o come chiudere un ente assistenziale, perché il teatro fa tessuto conduttivo e sostegno della città. Senza eventi culturali e teatro non esiste città, questo è il mio punto.
Vorrei che qualcun altro rispondesse, perché mi sembra proprio di essere una voce solitaria, uno. Due, la stagione teatrale futura, 2013-2014, c'è Annabella che collabora con me. Noi partevamo di norma a giugno-luglio, perché se vuoi iniziare gli spettacoli a novembre-dicembre, non è che le compagnie teatrali le contatti oggi e domani fai lo spettacolo. Poi tratti sul budget. Allora, a tutt'oggi la risposta è silenzio. Quindi anche quello. Può questa città fare a meno della stagione teatrale comunale? Aspetto risposte. Mi si dice deve farne meno? Ne prendo atto. Io non farò come il ministro Terzi che abbandona la nave. Però ne prendo atto con disappunto. Però me lo si dica. Quindi gestione del teatro, stagione, la Camera di Luca. Grazie alla loro, come dire, disponibilità e al loro coraggio, hanno fatto gli spettacoli, noi abbiamo concesso il teatro, ma di più no, così non è possibile andare avanti. Bisogna sanare questa situazione che è in essere e pensare al futuro. Sicuramente, credo di poter dire, a meno di un miracolo, di cui io mi sto attivando, ma i miracoli non so se avvengono, davanti alla Basilica, che è stata una delle nostre più belle intuizioni, perché veramente abbiamo fatto gli spettacoli meravigliosi, io credo di poter dire che quest'anno gli spettacoli, davanti, gli eventi davanti alla Basilica non ci saranno. Ma lo dico io, sono obbligato a dirlo io, perché io li vorrei fare. Mi si dica, lasciamo stare l'estate al parco, posso rassicurare tutti quelli che avevano i cani isterici che se c'erano un po' di artificio che possono stare tranquilli, che non avranno bisogno di vaglio, perché credo proprio che l'estate al parco e il ferragosto con i fuochi non sarebbe possibile fare. A meno di miracoli, io mi sto attivando, però sento una forte solitudine in questa mia attività, forte solitudine. Quindi questo è quando la Vallotti, attenzione, arriviamo a giugno e grazie alla disponibilità del comitato dei sei, come si può dire, ormai adesso sono i comitati dei saggi, no? 10 a Roma e 6 a Vallotti, con una differenza che questi sono operativi, ecco. Comunque arriviamo a giugno e poi risposta, non ci sono i soldi, è una litania, un